Sette scheletri di adulti, seppelliti senza abiti, sono stati ritrovati nel cantiere per la costruzione della risalita al castello a Gorizia. Le sepolture potrebbero risalire alla prima o alla seconda guerra mondiale, ma non si può ancora dire con certezza. Nelle vicinanze degli scheletri sono stati ritrovati anche i pezzi di una pipa in ceramica di fattura austriaca. Quel che è certo è che i resti sembrano più recenti rispetto a quelli attribuiti all'età del bronzo, rinvenuti qualche tempo fa in un altro cantiere del capoluogo isontino, ovvero quello vicino al Duomo. Immediatamente sono stati informati la Procura della Repubblica, la Questura e le forze dell'ordine per le indagini. Intanto i lavori del cantiere sono stati bloccati. Sappiamo poco, pochissimo, nel senso che in questo momento noi non siamo i tecnici, ovviamente, l'archeologo piuttosto che non è ancora in grado di individuare a quale periodo storico potessero appartenere queste ossa. Innanzitutto appartiene comunque a una tragedia, non è una mera sepoltura. Abbiamo trovato anche ossa probabilmente riconducibili a persone giovani, probabilmente, ma ripeto, sono tutte cose da vagliare. E c'è la sensazione, ma ripeto, tutti elementi da vagliare, la sensazione che alcuni corpi potessero essere messi come fossero in una sepoltura, altri come fossero in una sorta di fossa comune. Perciò, naturalmente, ma questo è l'ultimo dei nostri problemi in questo momento, naturalmente i lavori perciò della salita al castello saranno fermati e contiamo sul fatto che con nel miglior tempo possibile si possa scoprire anche questo ulteriore, uno dei tanti segreti ancora celati della nostra città. La nostra città davvero ha tante pagine di storia ancora sconosciute.